Mega Man .x. Dalla serie Mega Man Battle Network, il terreno è elettrificato. Sbam immunità al terreno elettrico con Vahati. Così noi non avere più problemi se essere trovare noi con terreno elettrico. I rinforzi appariranno dopo aver messo KO un avversario. Perfetto, e io stavo di perché ho subito danno quando non è vero. Oh, Mega Man, non vedi un po'? Stana, bastardo. No, il cane no. Ma do il fastidio. Oh, Mega Man, basta. Hai rotto. Eh sì, come ha fatto a prendermi? Eh sì, eh sì, eh sì, e va. E subisce un po' di danni. Porca la miseria. Mo mi tira una spadata questo. Va 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 va. Va 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 va. No. E sbam. La miseria quanto può essere un tenue. Se tenue. Un incredibile bastardo. Rompiballe di un cavolo di avversario. Infatti. Sotto dicevo. No. Becca questo, almeno uno lo batto, dopo gli altri vedrò di batterli, perché se non riesco a batterli è un problema. Sono già al 191 e adesso sono stato fatto partire, certo che continuo. Maledetto Mega Man! Io dovevo soltanto cambiare i miei aiutanti. Feni sotto qua, arrivederci. Perché giustamente con gli aiutanti giusti riesco a farti anche molto. Avevo fatto una breaker giusta. Riesco a fare molti, molti più danni. Certo, dopo se sbaglio pure a lanciare il coso. Grazie Feilong. Grazie Geno. Con voi. Spero che il tutto sia un attimino più facile. Anche perché tiro i pugni più potentemente. Mamma mia, aspetta. Sbam. Schiaffeggiato al sedere, sbata benfede, e almeno siamo arrivati qua al pezzo finale. Contro. No, aspetta. Ma che cacchio era? Ah, ma una banana. Aia. E che dolore. Almeno siamo al 57% con questo. Con Feilong, il nostro grande aiutante, che ci dà una mano rendendo più potenti i nostri mascolini pugni. Io sto qua, aspetto tutto il tempo che c'è da aspettare, bro. Perché tu... No! Non mi interessa di sparare con sta cacchio di arma! Beh, intanto gli faccio un po' danno da lontano, mo la tiro via e... Sbadabam! Colpo della vittoria! No! Bastardo! Aspetta, aspetta... No! Dio mio, che stavo sbagliando! Mega Man, sei stato, spero, sconfitto! Uppercut destro! E Mega Man.exe è finalmente stato sbloccato dal file madre. Ammazza che faticaccia. Tutto per andare contro Rosalinda Sfavillotto. Qualcosa che magari mi dà. Ok, spero che non ci sia il terreno elettrificato. Ci mettiamo questo e ci mettiamo questo anche per fare gli attacchi in volo, sperando ovviamente che di riuscire a fare qualche attacco in volo contro Rosalinda e Sfavillotto. Riusciremo anche a prendere il cacchio di Sfavillotto e lanciarlo via, perché così almeno gli dà meno manfort. Eccolo, Sfavillotto è andato, quindi adesso siamo uno contro uno. Vieni qua, Bunga Bunga Time. Nessuno sano di mente sa che non può scappare da... È tornato! Lanciamo la banana. Che aia! Che botta! Aspetta, apriti! Apriti cielo! No! Ma si era messa giù! Porca miseria! E qua! Cara Rosalinda, tanto stai giocando anche in casa! Sì! Assolutamente! Vieni qua, Sfavillotto se ne va un'altra volta e se ne va pure Rosalinda, perché adesso si uniscono alla lotta tutti e due e vai. Adesso possiamo tornare indietro e andare dall'altra questa zona qua. Allora fatemi vedere se si riesce a capire se c'è più possibilità di andare. La madò,
Vabbè, passiamo da questo qua. Paioro di WarioWare. Il nemico verrà facilmente distratto dai strumenti. Lasciamoci questo qua di formazione e vediamo un po' il caro Yoshi con l'amico di Paioro. Se no, che strumenti? Cioè, più che altro vorrei sapere quali strumenti il buon Yoshi ne sarà inghiottito. No, ah, questi strumenti. Aspetta, chi è? Te li tiro addosso io questi qua di strumenti, quelli che abbiamo usato per andare contro Rathalos. La miseria però, che vabbè, no. Aspetta, aia, e che botta. Quando io aio, sì, però sarà pure distratto gli strumenti, ma rompe le balle tranquillamente. Non avevo in mano niente. Sbadabam Yoshi, arrivederci, vittoria subito. Yoshi rosso è stato bloccato e anche Paioro, questo simpatico personaggio, è stato sbloccato. Ma qua, ah, un passaggio inutile, quindi potevo anche benissimo andare subito contro Leo di Art Academy. Contro lo spadaccino mi, gli assistenti appariranno come avversari, fermi tutti, gli assistenti appariranno come avversari, aumenta i danni inflitti agli assistenti. Per fortuna che tra l'altro anche lo sceriffo usa soltanto uno slot, quindi possiamo utilizzarlo tranquillamente. Spada e pennello contro Kirby Kong, che è, ah, pure, ah, contro il ragazzo Inkling. Credo, cacchio sono. Certo che anche tu potevi metterti da un'altra parte a fare sti cacchio di disegni. Brutto, schifoso, che non si vede niente. Ah, ok, eravamo contro il ragazzo, lo spadaccino. Infatti, mi sembrava strano, eh. Do cacchio sono. Oh, devo tenere a mente che io sono il quadro. Ah, ma quello c'ha il vestito di The Heart Academy. Ok, sbam. Mazza che fastidio. Aspetta che ti devo mettere un attimino a pie con, oh, Elimorte a spadaccino mi, e per piacere, vittoria in casa per Kirby Kong, che ha vinto nella sua stanza, e Leo adesso farà incredibili disegni per conto nostro. Vattene nebbia. Ok, allora qua c'è sta giro così, c'è sta giro cosà. Sbam! Contro Karateka di Root Paradise. Tanto ce l'avevo, non l'ho mai giocato per il DS, se mi sbaglio. I pugni e le gomitate del nemico saranno più potenti, pure i calci e le ginocchiate il nemico userà più attacchi smash. Sbam! Oh! Allora, se c'è l'Ochoc Cerneas, non fate... Oh! Per piacere, no, ci sono anche aiuti esterni? Se non ci sono aiuti esterni, io mi do il bel Gyarados. Tra l'altro siamo contro Ryu, che ha Karateka, e io ho Fei Long, che mi dà più danno dei pugni. Sono anche degli attacchi volanti con Gyarados, ecco. Mamma mia, che scontro tra titani. Tra l'altro non vi preoccupate che ritornerà pure, cacchio, che è sta roba, ritorneranno pure le serie su lo scontro della speranza. Giusto quando finirò questa serie torneranno tutte le altre. Vieni qua, bro. No, facevo bene ad andare avanti a pugni. Oh, no, Sokudas, no. Oh, vieni qua, bro. E vabbè, separato. Mamma mia, che l'avevo preso al volissimo. Ciao Ryu, è stato bellissimo questo scontro, ma dove eravamo? Stavamo fluttuando. E il combattente Ash Karateka adesso ci darà lezioni di arti marziali. Ammazza, oh. Sembra che tu da qui possa tornare all'ingresso, ma noi dobbiamo andare qua. Dimensione misteriosa. Ammazza, ed è qua, hai capito, la dimensione misteriosa. Dimensione misteriosa, però non c'è fuori un cacchio di niente. Ah, eccolo. E muoviamoci. Aiuto. Aha. Quale di questi spiriti può fluttuare in aria? Ma è una domanda o... Okay. Pikmin giallo.
Pikmin alato o Pikmin viola, il Pikmin alato. Scusate, ammazza quanti. Incontri modalità energia a tempo. Allora, sbam. Attacco a vite. Che cacchio fa l'attacco a vite? Ma che me frega chi a me dall'attacco a vite? Allora, incontro energia a tempo. Mi metto questo. Mi metto... Porca miseria che mi spostano. Mi metto questo. E poi mi metto Fei Long. Dove sei? Eccolo qua. Il nostro amico Fei... Il nostro amico Fei Long. E che cacchio. Xerneas non era abbastanza potente. Dobbiamo distruggerli tutti in questo difficoltoso scontro. Vabbè che c'hanno soltanto 10%. Proscas nella minghia che guarda, non ti dico, Beh, se faccio così, oserei dire che ce la potremmo anche abbastanza fare molto facilmente. Perché saranno anche soltanto 4. Avremo soltanto un minuto per... Perché non subiscono danno questo? No, fermi tu, no, ehi. Jigglypuff maledette! Porca la miseria! Sconfitti, in tempo record, vittoria! E il Pikmin alato, adesso credo che ci dia una mano. L'ho sbloccato apposta. Ah però, ho capito che ci ha sbloccato qua il Pikmin alato. Oh signora, scivoliamo verso la nuova meta. Contro Pooh di Earthbound. I pugni e le gomitate del nemico, come i calci e le ginocchiate, la velocità del nemico aumenterà. L'incontro che abbiamo fatto prima, scusa. Dammi tre robe, allora me metto questo. E mi metto anche questo, le stesse cose che abbiamo usato prima per spaccare la ghigna Ryu. Che ce lo ritroviamo ancora una volta davanti, dinanzi a noi, vieni qua. Ah, tanto bello questo stage di Kid Aikairo a What's American Boy. Questo qua copia e incolla dell'altro scontro, perché non avevano più idea da mettere. Bastardo, no, aspetta, no, devo andare sotto, no. Ti sarebbe piaciuto, non mi ha preso però. No, che è sta roba? Dove sono i passaggi sotto che passano? Ciao ciao Ryu, finito esattamente come quello dell'altra volta. E Pooh, che vuol dire pupù? È sbloccato. Mazza che faccia da cattivo che c'ha questo. Proprio ci ha una faccia che incute timore. Allora, qua c'è Stavallo Forziero, che mi dà 1000 punti spirito. Allora, qua c'è lo Forziero. Qua possiamo anche andare a scivolare e andare a battere anche questi, perché vuoi non batterli? Pikmin giallo, italiano elettrificato in modalità incontro ad energia. Ok, qua mi metto questo e poi mi metto la potenza dei pugni, che ho visto che mi può dare davvero una mano contro... ammazza quanti Pikachu. Stesso incontro di prima con Jigglypuff, ma al posto di Jigglypuff ci sono sti cacapalle dei cavolo dei Pichu. E c'è un incontro a energia uguale, proprio spiaccicato. Fatevi sotto, non ci sono problemi. Venghino, sciari, venghino. A prendere il Bunga Bunga Time. Certo, se magari toccassero anche per terra dove faccio Bunga Bunga. Oh, e mo ci avete scassato quello che so io, scusate, Fatti sotto. Cioè, fatevi sotto voi maledette. E che stress. Non è possibile, Top. Pichu che volano, via! Colpo finale acrobatico della vittoria! E abbiamo sbloccato Pikmin giallo! Che ci dà una mano contro l'energia del... che come? Bene, adesso andiamo contro il Pikmin viola, incontro in modalità energia. Il nemico infliggerà danni scendendo rapidamente al suolo, i rinforzi appariranno. Ammazza, guarda che spaccata le balle. Posso mettermi Geno? Perfetto che posso mettermi Geno. Incontro a energia, quindi ci mettiamo questo qua e ci mettiamo anche lo professor Cioppese. Come quel tipo... Ah, non va bene. Adesso con Andy il meccanico va tutto bene. Fatti sotto, maledetto Donkey Kong. È da tanto che non ci incontriamo, vero? Mazza questo qua, sperando che siano mini. Perfetto.
Però hanno il 20% di vita questi qua. Sì, ammazza questi qua che fanno sempre gli attacchi meteora. Oh! No! Che vuol dire? Peccato! Vuoi continuare? Brutti maledetti Donkey Kong, come vi permettete voi di fare piovere? Yeah! Certo ce ne sono ancora 5, mamma mia, qua ancora lunga la storia. Aspetta! Badabam! C'ho la super! Beccherò qualcuno! Sì che ho beccato qualcuno! Anche un po' inutile perché l'avevo. No! Ah, ho beccato uno che l'ho distrutto immediatamente e no, e stavo tirando i pugni all'aria. Ma non c'è problema perché il Pikmin viola che ha in mano un non so meglio specificato frutto è stato sbloccato. Deve pesare tantissimo quel frutto lì. Quindi qua non passa nada, perfetto. Quindi dobbiamo andare avanti di qua, in questo luogo misterioso. Va là, mamma mia la mega scivolata. Perfetto. Forziere fatto. Ma andiamo qua, tanto c'è soltanto quel pezzettino qua. Vediamo quali scontri che ci sbloccherà. Quale spirito vende mobili di solito? Vediamo un po'. Negoziante Maruhike o Volpolo? No. Trade Battle Card Hero. Incontro in modalità energia. Il nemico verrà facilmente distratto dai nemici. Credo che sia questo il venditore di mobili. Bella sta zona che devi beccare il primo scontro giusto per sbloccare altre zone. Fatti sotto Mario, Mario cantiere. Mario addetto alla sicurezza. Gli strumenti miei. Grande Rathalos. Picchi duro. Aspetta. Che mamma mia ne sblocco proprio un altro. Vai, colpite, distruggete, spappolate Mario. Lo cacchio volato. Grande anche questa qua, questa tizia che fa gli attacchi strani. Ammazza che botte che tira quella là. Super mega vittoria fulminante contro il negoziante Maruhike che mi dice attenzione, mo devi comprare qualcosa però. Come? No? Ah, quindi mi dici che era Volpolo quello che vendeva gli oggetti mobili di solito. Vabbè, giustamente non so, diciamo, la mansione di Volpolo in Animal Crossing, quindi va bene, ok, cioè, non c'è problema. Battiamo immediatamente ancora questo, c'è ancora, battiamo immediatamente pure questo qua. Cazzo di bombo spina di merda. Il nanetto qua che non si capisce che cosa fa. Aio. Ma perché ci devono essere in mezzo alle balle sti cosi che danno fastidio? No! La mazza! No, però non è giusto che no, aspetta! La mazza la prendo io! No! Salta su! Idiota! Mannaggia! Mamma mia quanto ti ho sparato fuori dallo stage, bro! E Volpolo adesso venderà mobili per conto nostro, punto di domanda? Ma quindi era davvero Volpolo? Ma pensa a te. Però c'è anche quella zona qua, scusate un attimo, se dobbiamo fare le robe giuste, dobbiamo fare le giuste, va là! Attivazione! Quale spirito è un Nopon? Nopon? Oh signore, che cacchio è il Nopon? Tora? Dorastella? Oh, ma Nago! Questo incredibile quesito lo vedrete risolto nel prossimo episodio.